gli appuntamenti segnati in rosso nel calendario delle stagioni della categoria dilettanti è quello del Trofeo del Rosso, arrivata alla 64esima edizione. Una mattinata piovosa ha accolto a Montecatini la carovana del Gran Premio del Rosso, la classica di fine stagione organizzata dal gruppo sportivo Le Casette. Un parterre de roi comunque alla partenza, perché comunque sia è un appuntamento imprescindibile nella stagione della categoria dilettanti, quindi Viale Verdi ha accolto come da sempre tutti i servizi che di lì a poco avrebbero preso il via. Un buon livello di partecipanti, dicevamo, saranno 153 gli atleti a prendere il via dei 171 iscritti, con diverse società che tra poco avremo modo anche di vedere grazie alla foglio firma, alla presentazione che ovviamente sono chiamati a fare. Un po' un giro di Lombardia equivalente per quanto riguarda la Toscana, dato il periodo nel quale viene corso e nella giornata odierna data anche la stagione. Dicevamo, saranno 153 gli atleti a prendere il via. Ha aperto le iscrizioni la Mastro Marco d'Oversensi, che ha tra le sue fila il vincitore dell'ultima edizione, Mirko Trosino, l'Unione Ciclistica Porto Sant'Elpidio, la Pistoiese, la Palazzago Fenice, la Bigante Erseanese, la Gragnano Sporting Club, la Monviso Venezia, la Futura Team Rosini, l'Acque Sapone Team Mocaiana, la Figros Cycling Team, la Veius Cicli Magnum, la Sestese Etruria Amore e Vita, la Cingolani Senigallia, la Maltinti Lampadari, il Team Colpac, il Team Hersch Eco Project, la Fracor Semetica, la General Store, il Team CP85, che lo possiamo considerare praticamente la formazione di casa, avendo proprio la sede a Montecatini, la Trentino Cycling Team, la Ciclistica Malmantile, la Pregnana, l'MG Capavis Vega Norda e la Altopac Titano. Questo il lotto dei partenti, con alcune formazioni anche extraregionali che sicuramente sono scese in Toscana o salite a seconda della provenienza geografica, sicuramente con il coltello tra i denti. Abbiamo visto appunto Mario ieri inquadrato un po' il Deus Ex Machina, il presidente della società organizzatrice, che con la sua bicicletta si è fatto Viale Verdi in su e in giù varie volte proprio per vedere che tutto si svolgesse nel modo più corretto possibile, con i suoi collaboratori che fin dalle prime ore della mattina si sono presi una bella pioggia per sistemare tutto il viale d'arrivo, per il colpo d'occhio che poi vedrete via via andrà sempre a migliorare, considerando anche fortunatamente il tempo che è andato a migliorare. Nicola Stefanelli lo salutiamo, lo ricordiamo, lo scorso anno a lungo in fuga, lui che è proprio di Montecatini, quindi ha un po' il cuore in questa gara. Lo scorso anno per la prima e l'ultima volta ha riuscito a fare la gara e anche quest'anno non è voluto mancare. Ci stiamo avvicinando alla partenza, che ricordiamo sarà partenza ufficiosa, e andiamo a ricordare il percorso. Il percorso è quello ormai consolidato, perché c'è un doppio giro che si alterna, quello attraverso Margine Coperta, Borgo Abugiano, Chiesino Zanese, Casabianca, Monsummano Terme, Pieve Annievole, Montecatini, poi il passaggio dopo Montecatini Terme con la salita verso Vico, Ponte di Serravalle e Pieve Annievole. Questi giri si alternano fino a quando non arriviamo ai due giri dalla conclusione, dove dopo la salita di Vico si procederà verso Goraiolo, quindi la discesa verso Pescia, Borgo Abugiano, Chiesino Zanese, Casabianca, Monsummano, Pieve Annievole, per ritornare sul circuito consueto, e l'ultimo giro ancora una volta la salita verso Vico, Ponte di Serravalle e l'arrivo appunto a Montecatini Terme. 179 i chilometri totali da percorrere e 8 in totale i passaggi dalla zona arrivo, quindi anche per coloro che sono voluti rimanere in Viale Verdi lo spettacolo è assicurato. Prima di partire, alcune premiazioni che il gruppo sportivo Le Casette ci teneva a fare, come al vice comandante della Polizia Municipale Andrea Ghirardi, che viene premiato adesso da Mario Ieri e dal sindaco Bellandi, il campione toscano Under 23 Claudio Longhitano, che viene premiato, così come viene premiato anche Giulio Ciccone, eccolo qua l'atleta del team Colpac che comunque è scesa in grandi forze in Toscana. Un premio anche per il campione moldavo Maxim Rusnak della Gragnano, e poi siamo ancora in attesa dell'ultima premiazione, questa qua per il campione toscano
Elite Pierpaolo Ficarra, portacolori della futura Team Rosini. Prima di partire, un minuto di raccoglimento per ricordare Luca e Maria Grazia, due ragazzi che a seguito di un incidente avvenuto proprio nella notte precedente al Gran Premio Ezio Del Rosso sono venuti a mancare, quindi il gruppo sportivo Le Casette insieme all'amministrazione comunale, abbiamo visto il sindaco Bellandi presente fin dalle prime ore della mattina, ci tenevano a osservare questo minuto di silenzio per dei ragazzi che praticamente sono coetanei di coloro che ci stanno per offrire lo spettacolo del 64esimo Gran Premio Ezio Del Rosso. Partenza ufficiosa avvenuta, adesso in andatura turistica ci stiamo trasferendo verso la partenza ufficiale che sarà praticamente di fronte alla sede della società organizzatrice del gruppo sportivo Le Casette. Adesso appunto questo dato di trasferimento che permette anche di vedere le bellezze di Montecatini, con i turisti di Montecatini a volte un po' sorpresi da questa carovana. Montecatini è sempre abitata, è sempre animata dai turisti, un diversivo un po' nella routine di Montecatini. Eccolo qua, il sindaco Bellandi insieme al presidente Giacomo Bacci presidente della Federazione Ciclistica Italiana per quanto riguarda il Comitato Toscano. Partenza ufficiale avvenuta proprio in questo istante. Ecco qua che ci si muove e la partenza è da subito velocissima. Per fortuna il sole è venuto a riscaldare la mattinata di Montecatini qualche minuto prima di mezzogiorno. La partenza per questo 64esimo Gran Premio Ezio Del Rosso, come detto 153 gli atleti al via e saranno 179 i chilometri da percorrere. I numeri questi del Gran Premio Ezio Del Rosso, adesso non ci resta che gustarci lo spettacolo e questa è la possibilità di vedere tutti insieme gli atleti, anche se bisogna dire per onore del vero che sono sempre stati piuttosto numerosi coloro che sono comunque riusciti ad arrivare fino alle fasi caldissime della gara, perché ricordiamo c'è questo doppio giro, questo doppio circuito da ripetere, il primo attraverso Margine Coperta, Borgabuggiano, Chiesino Zanese, Casabianca, Monsummano, Pieve Annievole ed è quello che vedremo adesso, e l'altro con la salita di Vico, Ponte di Serravalle, Pieve Annievole e Montecatini. Ecco qua il gruppo che abbiamo lasciato interamente sfilare di fronte alla nostra telecamera per gustarci e dare la possibilità comunque a tutti di essere inquadrati come è giusto che sia. Ovviamente ringraziamo l'informazione curata da Capocchi e Donati e grazie a loro se riusciamo ad avere le informazioni ovviamente che anche noi siamo poi in grado di rendervi. Questo è il primo passaggio dalla zona arrivo, quindi dove sarà esposto il cartello dei 7 giri alla conclusione, e c'è un allungo, è praticamente il primo allungo di giornata perché il primo giro, nonostante la forte andatura, è sempre il gruppo è sempre rimasto compatto. Michele Senni, fratello di Senni che adesso corre con la BMC, è lui il primo ad allungare, portacolori del team Cingolani Senigallia. Diciamo che era un po' la gara dei fratelli d'arte questa, perché appunto abbiamo visto adesso Michele Senni e poi era presente nel team Palazzago Fenice anche Massimo Rosa, fratello di Diego Rosa, che proprio nei giorni scorsi ha colto la sua prima affermazione da professionista. Roberto Burbi adesso dell'Acque Sapone team Mocaiana, che prova a far alzare l'andatura quando abbiamo appena passato la zona dell'arrivo e ci stiamo avvicinando per la prima volta al passaggio dalla salita di Vico. Senni è stato ripreso da Omar Asti della Maltinti e poi via via con Burbi, infatti si stanno riportando altri atleti, riconosciamo anche una maglia della Palazzago e una della Pistoiese, ma come vedete il vantaggio è veramente irrisorio, neanche minimo, è irrisorio il vantaggio nei confronti del gruppo. E qui appunto ci avviciniamo al primo passaggio dalla salita di Vico. Ricordiamo che erano previsti due traguardi intermedi a punteggi: il Gran Premio della Montagna, che andava ad assegnare il trofeo Natalini alla memoria di Osvaldo Cardelli,
e il traguardo volante alla memoria di Simone Piattelli. Il Gran Premio della Montagna ovviamente assegnava punti ai primi tre al passaggio da Vico, mentre al passaggio da Goraiolo, quindi al penultimo giro, avrebbe assegnato il punteggio doppio. Per quanto riguarda i traguardi volanti, ad ogni passaggio dall'arrivo erano assegnati dei punteggi. Terminata la salita di Vico, non è successo niente di particolare da annotare, gruppo che si mantiene compatto quando siamo ormai nel tratto di discesa. Noi approfittiamo per ricordare il consiglio direttivo del gruppo sportivo Le Casette, perché sono tutti quelli che si sono impegnati a vario titolo e in vario modo, non solo nella giornata odierna, ma proprio anche nelle fasi precedenti per l'organizzazione di questo Gran Premio Ezio del Rosso. Mario Ieri, il presidente, lo abbiamo già detto, con Fabrizio Barbini, Paolo Marliani, Angelo e Rossano Cei, Umberto Innocenti, Massimo Marini, Franco Mazzoncini, Renato Meacci, Giancarlo Pellegrini, Elio Seghi, Sergio Selmi, Loris Tonarelli, Davis Zampino, Piero Pratesi, Pasquale Bindi, Franco Lorenzini e Marco Ieri. Poi un ringraziamento comunque a tutti i collaboratori del gruppo sportivo Le Casette, con tutti i vari responsabili alla segreteria, ai giudici di gara, quindi Franco Mancini, Sergio Selmi, Piero Pratesi, tutte persone che abbiamo già ricordato e che quindi avevano anche questo ruolo ulteriore. E bisogna dire la verità, erano anche coloro che alla mattina, già alle 7-8 di mattina, erano lungo Viale Verdi sotto la pioggia a predisporre il viale appunto per tutta la gara. 52esimo chilometro di gara e la situazione non è praticamente cambiata, possiamo considerare sempre gruppo sostanzialmente compatto. Abbiamo già passato la prima ora di gara, adesso proviamo ad allungare in due. Maglia dell'MG Kavis Norda per Moreno Giampaolo, dorsale 177, e maglia della General Store Bottoli per Isaia Modena, dorsale 144. Minimo per il momento il vantaggio dei due atleti che stanno provando a portare via questo tentativo. Questo è il gruppo che, come vedete, è sempre in fila indiana, perché veramente le prime ore di gara sono state affrontate ad andatura bella elevata. Qui siamo vicini al passaggio dalla zona arrivo, sono sempre Modena e Moreno i due atleti al comando, ma come abbiamo visto proprio nella immagine precedente, era molto vicino il gruppo. Adesso ovviamente al passaggio dalla zona arrivo ci sarà il traguardo volante, ci stiamo avvicinando al 60esimo chilometro di gara. È una maglia della Gragnano insieme ad un'altra atleta che stanno provando a ricongiungersi a Modena e Moreno, che stanno appunto controllando anche la situazione com'è alle loro spalle. Questo è proprio il passaggio dalla zona arrivo, ecco qua, si forma un quartetto sulla testa della corsa. È una maglia della Porto Sant'Elpidio insieme a quella della Gragnano, che stanno provando a riportarsi sulla testa della corsa. Allora Giampaolo, Modena, poi abbiamo il numero 10 che è Giuliani della Porto Sant'Elpidio, e con il dorsale 50 Federico Monti della Gragnano. Questo è il quartetto che si è formato sulla testa della corsa al passaggio dalla zona arrivo, quando praticamente mancavano 5 giri alla conclusione. Adesso gli atleti andranno ad affrontare per la seconda volta la salita di Vico. Questo è il passaggio del gruppo che dai 4 atleti al comando è segnalato a 22 secondi di ritardo. Filippo Fiorelli del team CP85 prova a prendere in mano la situazione con Luisi alla sua ruota, l'atleta della Figros. Vediamo che via via altri atleti si vanno staccando dal gruppo all'inseguimento dei 4 atleti che, ricordiamo, sono al comando. Vediamo Fiorelli raggiunto da Luisi, e poi dovrebbe essere un atleta della Colpac quello che va ad accodarsi ai due atleti che si sono appena staccati dal gruppo. Però praticamente il gruppo lo possiamo considerare compatto, con molto attenti gli atleti della Mastromarco che vanno praticamente a ricongiungere la situazione. È un atleta della Cingolani, comunque, per dovere di cronaca, quello di nero vestito. Quindi la situazione vede 4 atleti al comando, questo è il gruppo all'inseguimento che appunto era segnalato a 22 secondi di ritardo. Siamo a metà del tratto di salita che porterà a Vico. È leggermente cambiata la situazione, perché ad inizio salita ai 4 atleti al comando, Modena che vediamo inquadrato, Giampaolo, Giuliani e Monti, si sono aggiunti 2 atleti, Orrico della Colpa che è Fortunato
della Mastro Marco. Quindi sono diventati 6 gli atleti al comando, con Fortunato appunto a chiudere questo drappello, mentre Enrico sta andando a fare l'andatura sulla testa della corsa. Quindi 6 atleti al comando quando siamo circa a 62 km di gara. Adesso è Federico Monti a chiudere il drappello, perché sembra perdere anche leggermente contatto. L'atleta della Gragnano sembra quello che ha un po' più difficoltà a mantenere l'andatura impostata da Enrico sulla testa della corsa. Questo è il secondo passaggio dalla salita di Vico. Lasciamo andare i 6 atleti al comando e cerchiamo di capire com'è la situazione alle spalle. Anche Giuliani si controlla alle spalle per capire il distacco. È sempre Fiorelli a fare l'andatura sul gruppo. Gruppo indicato a 15 secondi di ritardo. Eccolo qua il portacolori della team CP85, che l'anno prossimo abbandonerà la Toscana per andare a difendere i colori della Delio Gallina. E questo appunto è il gruppo alle spalle, con Celano della futura team Rosini a fare buona guardia. Molto presenti anche l'atleti della Colpack e della Mastro Marco. Gazzara anche, che ricordiamo lo scorso anno essere stato terzo proprio al Gran Premio Ezio del Rosso, e via via tutti gli altri. Gruppo che comincia a frazionarsi, cominciano un po' a venire fuori i coloro che quest'oggi vogliono fare la gara, come Masnada, che riconosciamo in testa alla corsa. Masnada che è reduce della vittoria al piccolo giro di Lombardia praticamente 24 ore prima. E quindi adesso ci stiamo avvicinando al Gran Premio della Montagna. Ricordiamo Gran Premio della Montagna a punteggio, che andrà ad assegnare anche il trofeo Natalini alla memoria di Osvaldo Cardelli. Come detto, ci stiamo avvicinando al Gran Premio della Montagna ed è sempre Enrico a fare l'andatura, sempre il portacolori della Colpack con Isaia Modena alla sua ruota, poi Fortunato in terza posizione. A questo punto facciamo l'esatta composizione: Giuliani della Porto Sant'Elpidio, Giampaolo della MGK Vis e Monti, che fa un po' di elastico con la testa della corsa, riesce a mantenersi a pochissimi metri di distanza dalla testa della corsa, anche se non è proprio attaccato a chi gli sta davanti. Ecco qua il passaggio dal GPM, con Enrico in prima posizione davanti a il corridore della General Modena, e in terza posizione Fortunato. Non è praticamente cambiata la situazione sulla testa, e il gruppo che transita 17 secondi di ritardo dai 6 atleti al comando. Gruppo che, come potete vedere da questa immagine, è sempre molto molto numeroso. Ricordiamo, sono stati 153 gli atleti a prendere il via e praticamente quasi tutti sono ancora in gara. Inizia il tratto di discesa per quanto riguarda questo secondo passaggio dalla salita di Vico. Viale Verdi, passaggio dalla zona arrivo dove sarà esposto il cartello dei 4 giri alla conclusione. È cambiata la situazione. Al comando abbiamo Davide Gaburo della General Store, Vincenzo Albanese della Mastro Marco insieme al suo compagno di squadra, che quindi è rimasto al comando, Lorenzo Fortunato. Poi abbiamo Edoardo Affini della Colpack, Flavio Tasca del Trentino, che è l'atleta in seconda posizione, e Thomas Pinaglia della Gragnano. Questo è il passaggio dalla zona arrivo, appunto 4 giri alla conclusione, con Davide Gaburo che si aggiudica questo passaggio al traguardo volante. Tasca, eccolo qua, del Trentino Cycling Team alla sua ruota, poi passa Pinaglia, Affini, Fortunato e Albanese. Questo è l'esatto ordine con il quale sono transitati. Questa invece è la situazione alle spalle. A meno di 10 secondi dagli atleti al comando transitano Bellini della Big Hunter, Raimondas Rumsas della Altopac e Marzoli della Palazzago Fenice. Eccolo qua, Cristian Marzoli, dorsale 27, il portacolori della Palazzago, e che praticamente li vedono, i 6 atleti al comando. Quindi a breve potremo avere 9 atleti sulla testa della corsa, con adesso Marzoli passa a fare l'andatura. È praticamente avvenuto il ricongiungimento, quindi quando mancano 4 giri alla conclusione e andiamo a fare il giro, quello attraverso margine coperta Borgo Abbugiano, la situazione vede praticamente 9 atleti al comando e l'intera formazione dell'MGK Vis Norda a tirare. È di 22 secondi il ritardo del gruppo dai 9 atleti al comando. Praticamente l'intera formazione dell'MGK Vis Norda, dove riconosciamo proprio Gazzara, che come ricordato poco fa ha fatto terzo lo scorso anno qui a Montecatini Terme. Questa quindi è l'intera formazione schierata per cercare di ricucire lo strappo dai 9 atleti al comando. Eccoli qua i 9 atleti al comando che si sono ricongiunti. Siamo all'80° chilometro di gara. Bellini adesso
adesso a fare l'andatura per la Big Hunter Seanese, poi la volta di Lorenzo Fortunato della Mastromarco, Raimonda Srumsas della Altopac, poi Tasca, il portacolori del Trentino Cycling Team, poi abbiamo riconosciuto anche Thomas Pinaglia della Gragnano, Marzoli della Palazzago Fenice, Gabburo della General, ovviamente albanese della Mastromarco e poi anche Affini della Colpac. Andiamo a ricordare alcuni sponsor come la Camam Ascensori, poi ringraziare la pasticceria Cellini, le terme di Montecatini, la CST, la 4 Petroli, la pescheria Rosellini, il coiffeur Franco Donna. E intanto arriva il dato dei ritardo del gruppo dai 9 atleti al comando, 40 secondi, quindi comincia ad avere una certa importanza il ritardo del gruppo dai 9 atleti al comando, ma anche la formazione della Cingolani Senigallia a fare l'andatura, e ancora una volta Michele Senni che si fa vedere proprio sulla testa della corsa. Poi un ringraziamento alla Centro Studi Curiel, ai Fratelli Vezzosi, ai Cicli Formigli, al Caffè New York e alla Gelateria Desideri, che poi offrirà un chilo di gelato al vincitore, alla Ciclo Idea, alla Banca di Pescia, alla Gelateria da Gomma. Ma comunque un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della gara. Comincia a scendere la pioggia quando siamo al passaggio da Pieve a Nievole, 93esimo chilometro di gara, sono sempre 9 gli atleti al comando, adesso è appunto Bellini che passa a fare l'andatura, poi fa il suo turno Marzoli della Palazzago Fenice. Come detto, la gara per fortuna era partita praticamente sotto il sole, dopo veramente la situazione quasi tragica, alla mattina veramente tantissima pioggia scendeva, alla mattina praticamente a metà gara è ricominciata a scendere la pioggia, quindi una difficoltà ulteriore per gli atleti e per tutti coloro che sono a seguire la gara. Quindi sono questi 9 atleti al comando, con adesso Raimonda Srumsas a fare l'andatura, poi fa il suo turno Edoardo Affini, passa Davide Gabburo a fare il suo turno sulla testa della corsa, Thomas Pinaglia, che ricordiamo è il vincitore della prima gara di stagione, ovvero almeno per quanto riguarda il calendario toscano, la Firenze-Empoli. Buono comunque si vede da queste immagini l'accordo tra i 9 atleti al comando. Li lasciamo andare per capire com'è la situazione, è praticamente invariata perché è sempre l'MG Capavis Nord a fare l'andatura, però il loro inseguimento sta portando dei giovamenti perché è di 26 secondi il ritardo del gruppo dai 9 atleti al comando. Adesso appunto sono sempre praticamente l'intera formazione dell'MG Capavis Nord, quindi probabilmente Gazzara si sente bene quest'oggi, sa come affrontare questa gara avendo raggiunto il podio anche nell'edizione precedente. Molto attenti comunque anche gli atleti della Malmantile, anche altre formazioni comunque, però bisogna dire che in questa parte centrale chi si sta impegnando ampiamente nel fare l'inseguimento è proprio la MG Capavis Nord Vega. Adesso era Muffolini a fare l'andatura, Luca Muffolini, e questo è il gruppo che vediamo, che è sempre numeroso, ma l'andatura si vede che si sta alzando perché è veramente lungo il gruppo. Si fanno vedere anche gli atleti della Veius e noi siamo nuovamente in salita. Nuovamente in salita, è stato annullato il tentativo dei 9 atleti al comando, però Marzoli resiste sulla testa della corsa con Celano. Adesso è Danilo Celano, l'atleta della futura Team Rosini, che sta facendo l'andatura con Marzoli che non molla in nessun modo la ruota di Celano, anche un atleta della Mastromarco. Sembra essere ancora una volta Fortunato, ci è sembrato di riconoscere lui, cercheremo di essere più precisi in merito. Chiede il cambio Celano, ma non lo trova, e quindi si forma questo terzetto al comando. Eccolo qua, adesso praticamente possiamo considerare gruppo compatto. Non trova collaborazione Celano e allora decide di partire da solo. Si alza sui pedali, aumenta l'andatura il portacolori della futura Team Rosini e sembra fare un po' il vuoto. È sempre Marzoli il suo immediato inseguitore, mentre non accenna a smettere la pioggia. E quindi Celano della futura Team Rosini si va a portare al comando.
la formazione ovviamente che annovera tra i suoi atleti anche uno dei più vittoriosi di stagione, Ficara, con 6 vittorie all'attivo, ma anche Celano ha 4 affermazioni stagionali in questo 2015, quindi una stagione sicuramente da incorniciare per la futura Team Rosini diretta da Franco Chioccioli. Ce la fa Marzoli a riportarsi con il suo passo alla ruota di Danilo Celano, quindi si riforma questo tandem sulla testa. Cristian Marzoli del team Palazzago Fenice, sicuramente uno dei più attivi in questa prima parte di gara, e al comando Danilo Celano, che qui prova un'altra volta a chiedere il cambio all'atleta della Palazzago, ma non sembra essere intenzionato a fare il suo turno l'atleta della Palazzago. Sicuramente o probabilmente sa che Celano è un pochino più forte di lui in salita, e infatti Celano ancora una volta prova a rompere gli indugi, ad allungare, e Marzoli cerca come può di mantenersi alla sua ruota. È un po' anche un'azione di sfiancamento quello che sta facendo Marzoli ai danni di Celano, perché non dà cambi ma non molla la ruota dell'alfiere della futura Team Rosini, che quindi no, fa sì che non cambino le posizioni sulla testa della corsa. Danilo Celano al comando e Cristian Marzoli alla sua ruota. Sembra essersi un po' rassegnato a questo punto Celano, che dovrà affrontare la salita con Marzoli francobollato alla sua ruota. Eccoli qua, i due atleti al comando, e quindi questo sarà praticamente anche il passaggio al Gran Premio della Montagna. Celano in prima posizione, Marzoli in seconda, e vediamo com'è la situazione alle spalle. E gruppo A, 6-7 secondi di ritardo, il terzo a transitare è Affini della Colpa, che poi via via tutto il gruppo, sempre in lunga fila indiana, gruppo leggermente frazionato, ma adesso complice il tratto di discesa, sicuramente almeno il gruppo si ricompatterà, e questo ci dà la possibilità di vedere che sono ancora diversi gli atleti rimasti in gara. Eccolo qua, il gruppo che sfila a termine della salita, e qui siamo al passaggio ormai dalla zona arrivo. Siamo al chilometro 111 e sono sempre Marzoli e Celano al comando, e quindi ci stiamo avvicinando al passaggio dalla zona arrivo, quando mancheranno 2 giri alla conclusione, e questo vuol dire che a questo passaggio, dopo aver affrontato la salita di Vico, si procederà per Goraiolo, quindi si comincia in un certo senso a fare veramente sul serio. Adesso Marzoli sembra essersi deciso a dare qualche cambio a Celano, che adesso si volta, anche Marzoli fa lo stesso per controllare la situazione alle loro spalle, quindi siamo al passaggio dalla zona arrivo dove mancheranno 2 giri alla conclusione. Questa è la situazione, Celano al comando e Marzoli alla sua ruota, e adesso vedremo com'è la situazione alle sue spalle, alle loro spalle, scusate. Eccolo qua, comunque veramente Celano si sta impegnando a fondo, quasi sempre lui a fare l'andatura, con Cristian Marzoli che si mantiene alla sua ruota. Cerchiamo di capire com'è la situazione alle spalle, non vediamo nessuno alle spalle dei due atleti al comando. Adesso con la strada che praticamente già da qui comincia a salire per gli atleti, potremo approfittarne per capire com'è la situazione. Questo è il gruppo dove è la ciclistica Malmantile a fare l'andatura, una decina i secondi di ritardo del gruppo dai due atleti al comando. Adesso appunto è la Malmantile che sta prendendo in mano la situazione, anche Pinaglia comunque si mantiene nelle posizioni di testa, Andrea Montagnoli insieme a Enrico Anselmi a fare l'andatura, si riconosce ancora una volta Gaburo, che è stato a lungo in fuga nella prima parte di gara, quindi anche Bonusi, poi Pinaglia come detto sulla testa, ma si riconosce anche la maglia del campione toscano Elite Ficara, alla sua ruota anche Umberto Orsini, che difende i colori della Colpac, ma è un corridore ovviamente toscano e quindi sentirà particolarmente questa competizione, e comunque continua a fare l'andatura Andrea Montagnoli. Lo ricordiamo per lui una vittoria quest'anno nella gara di Lunata. E ormai siamo nel pieno della salita, siamo sul Vico, questa volta però non si girerà per scendere a destra, ma si continuerà a salire girando verso sinistra. È Gazzara adesso a fare l'andatura, che ha ripreso Celano sulla testa, ma praticamente possiamo considerare il gruppo, seppur allungato, ma gruppo compatto. Ecco qua Gazzara con alla sua ruota Celano, poi abbiamo un altro atleta alla sua ruota, e questo appunto è il passaggio, la deviazione
stagnazione, se così vogliamo dire, perché è finito il vico, ma si continua a salire e sembra formarsi un drappello sulla testa della corsa con atleti della Figros e della Altopac che fanno parte della testa della corsa. Grande lavoro anche da parte delle forze dell'ordine per cercare di gestire la situazione. Eccolo qua, Gazzara sulla testa della corsa, Celano che quindi è rimasto al comando, perde contatto invece il portacolori della Altopac. Andiamo a vedere chi sono gli altri atleti che formano la testa della corsa. Sono due atleti della Figros con il dorsale 81, Luis Miguel Martinez Gomez, e con il dorsale 84 Adriano Sacchetti. Rientra anche un atleta della Pistoiese, però come detto possiamo considerare il gruppo compatto perché sono veramente minimi distacchi. Prova ad alzare l'andatura Sacchetti, a rompere gli indugi Michele Gazzara riesce, decide che questo è il momento esatto per provare a fare la differenza, quindi comincia ad aumentare l'andatura Gazzara, l'atleta dell'MG Kavis Vega Nord, e vediamo che riesce ad avere qualche metro di vantaggio. Sono sempre gli atleti della Figros Cycling Team, la squadra diretta da Dinucci, che stanno provando a ricongiungere il distacco da Michele Gazzara. Gazzara è un atleta che quando vede che la strada sale non può stare fermo, il pane quotidiano di Gazzara la salita. Ma adesso si fanno vedere anche gli atleti della Mastro Marco, ovviamente aiutano il pericolo, capiscono che questo è un atleta che non si può, a cui non si può lasciar prendere troppa strada, infatti come vedete i distacchi sono minimi. La salita è ancora tanta da percorrere, quindi di terreno per Gazzara, per chi vorrà, per fare la differenza ce ne sarà. Noi comunque ringraziamo per esempio il Maglificio Sportivo Rosti, l'Hotel Torretta, il Bistrò Le Casette, la Iper Frigo, la CAM Ascensori, Porte e Finestre LL e la Rio SRL. Siamo a Marliana adesso, al chilometro 120 di gara, e ci sono due gli atleti al comando. Alessio Finocchi, il vincitore di Corsanico, portacolori dell'Unione Ciclistica Pistoiese, e Alex Turrin, dorsale numero 2 per il portacolori della Mastro Marco Dover Sensi. 4 le vittorie stagionali per Alex Turrin, con alcune affermazioni in provincia di Arezzo, come ricordiamo per esempio la gara all'Oro Ciuffenna, ma anche la gara di Bucine. Adesso passa proprio a fare l'andatura il corridore del quale vi stavamo parlando, Alex Turrin, l'atleta bellunese che adesso passa a fare l'andatura con Alessio Finocchi. Parlavamo di Gazzara, che dicevamo che quando vede salire la strada è un po' il suo pane quotidiano, lo stesso potremmo dire anche per Alessio Finocchi, complice magari la sua fisicità non così prorompente, è un atleta minutino. Però ovviamente questo fa sì che la salita possa essere il suo terreno di elezione. Lasciamo andare i due atleti al comando e vediamo che c'è un atleta della Altopac al loro inseguimento, ed è Alexander Ryabushenko, che è segnalato a 24 secondi di ritardo dai due atleti al comando. Ryabushenko che ha fatto vedere cose egregie quando era juniores, e in questo scorcio di stagione, questo finale, sta facendo vedere delle buone cose, sembra che stia tornando un po' ai livelli precedenti. Cerca di capire com'è la situazione Ryabushenko, a 24 secondi di ritardo da Turrin e Finocchi che sono al comando. Lasciamo andare anche Ryabushenko e capiamo com'è la situazione. 30 secondi il ritardo per questo drappello, dove riconosciamo ancora una volta Celano della futura team, ancora una volta Gazzara dell'MG Kavis Nord, poi abbiamo Martinez della Figros e con il 193 un altro portacolori della Altopac, Michele Ceccarelli. Eccolo qua il quarto componente di questo quartetto, quindi la situazione vede due atleti al comando, a 24 secondi Ryabushenko, a 30 secondi questo quartetto. Distacchi quindi ancora minimi, vediamo la concentrazione estrema di Michele Gazzara che adesso sta facendo l'andatura con Martinez, Ceccarelli e Celano, l'esatto ordine con il quale sono transitati. Li lasciamo andare mentre stanno per riprendere anche Ryabushenko, e questo è il gruppo che è segnalato a 35 secondi di ritardo, quindi veramente minimi distacchi, anche se nel gruppo sembra che vada a mancare un po' l'accordo. Era Masnada l'atleta della Colpac, almeno ci sembrava l'atleta della Colpac che provava a fare l'andatura, e Ficara, vedendo che non c'è troppo accordo, decide di prendere in mano la situazione, si alza sui pedali
e scatta all'inseguimento della testa della corsa. Il primo a riportarsi su di lui è Stefano Verona della Mastro Marco, che sembra in condizione di andare tutto solo a riportarsi sugli inseguitori dei due atleti al comando, perché ormai Ryabushenko è stato ripreso dagli atleti che vi abbiamo ricordato, adesso anche Verona fa parte di questo drappello inseguitore. Ecco qua Ceccarelli e questo è Verona che, una volta ripreso la testa, si mette davanti, praticamente il gruppo si è ricompattato alle spalle. Gazzara si porta a ruota di Stefano Verona. Ricordiamo che davanti abbiamo sempre Turrin e Finocchi, che sono alla testa della corsa. Questo a questo punto diventa il tandem immediato inseguitore, Verona e Gazzara. Alle spalle vediamo il gruppo che si sta frazionando nelle prime posizioni con i distacchi che restano minimi. Siamo a Goraiolo, chilometro 125 di gara, quindi ci stiamo avvicinando al Gran Premio della Montagna, che ricordiamo va a raddoppio per l'assegnazione del trofeo Natalini del Gran Premio della Montagna. Avevamo lasciato Turrin a fare l'andatura, ritroviamo Alex Turrin a fare l'andatura. Il portacolori della Mastro Marco Dover Sensi, contraddistinto quest'oggi dal dorsale numero 2 con Alessio Finocchi alla sua ruota, l'atleta valdarnese che adesso passa davanti probabilmente per prendere il passaggio al Gran Premio della Montagna, che ricordiamo varrà a doppio. Adesso praticamente nella svolta verso sinistra ci sarà il Gran Premio della Montagna e per noi quello sarà l'occasione per fare il punto della situazione. Tanto il pubblico che, nonostante la pioggia, che per fortuna adesso è smessa di scendere, ma nei chilometri precedenti è scesa in misura piuttosto discreta, continua a siepare le strade. Ecco qua il passaggio dal Gran Premio della Montagna, Finocchi e Turrin. Come detto, noi ci fermiamo per capire la situazione alle spalle. Riconosciamo un drappello dove è Ficara a fare l'andatura con Verona e Trosino. È di 35 secondi il ritardo per questo terzetto. Transitano poi Mrozek, Rusnak, Bernardinetti e Delle Foglie della Fracora. Ancora altri drappelli che si stanno avvicinando al luogo del rilevamento. Riconosciamo per esempio Di Francesco della Norda. E questo è a un minuto Ceccarelli con il dorsale 193, mentre vediamo che sta continuando a scendere un po' di pioggia. L'atleta dell'Altopac transita a un minuto da Finocchi, che è stato il primo a transitare sul Gran Premio della Montagna. Frazionata la gara, qui riconosciamo anche Umberto Orsini dell'Altopac insieme a Sacchetti della Figros, che transitano al Gran Premio della Montagna. Sono minimi i distacchi. Questo drappello piuttosto numeroso è segnalato a 1 minuto e 30 secondi di ritardo dalla testa della corsa. Adesso abbiamo l'impegnativa discesa verso Pescia, che probabilmente contribuirà un po' a far diminuire i distacchi tra i vari drappelli che abbiamo contato fino a questo momento. A chiudere questo drappello per esempio avevamo Giuseppe Brovelli della Gragnano. Risaliamo appunto, questo è il drappello segnalato a 1 minuto e mezzo di ritardo. Terminato il tratto di discesa ed è cambiata la situazione. Siamo a Pescia e abbiamo due atleti al comando. Avevamo detto che probabilmente la discesa sarebbe servita per ricongiungere la situazione. Non pensavamo che si potesse stravolgere, tant'è che al comando adesso troviamo Mirko Trosino, dorsale numero 7, vincitore del rosso dell'anno scorso, insieme a Marco Bernardinetti della ciclistica Malmantile. Bernardinetti, altro atleta che sicuramente erano di quelli da tenere particolarmente d'occhio in questa gara, e quindi adesso sta mettendo il naso fuori, come si suol dire in gergo. Eccolo qua Marco Bernardinetti, l'atleta laziale, che adesso passa a fare l'andatura. La sua ruota Mirko Trosino, alla sua ruota, alle spalle dei due atleti al comando abbiamo questi tre atleti, Turrin, Finocchi, che sono stati ripresi da Ficara. Quindi abbiamo questo terzetto all'inseguimento, che sono a soli 10 secondi dalla testa della corsa. Adesso il campione toscano Elite della futura team Rosini, che sta facendo l'andatura con Finocchi e Turrin, che erano comunque al comando e quindi sicuramente sono un po' in debito di forze rispetto a Ficara, che magari ha potuto fare la salita anche, per quanto possibile ovviamente, con un po' di risparmio per quanto riguarda il suo serbatoio, ma non fanno mancare il loro sostegno Finocchi e Turrin. Infatti passa adesso a fare l'andatura Finocchi. Alessio Finocchi adesso a fare l'andatura con Ficara la sua ruota e Turrin in terza ruota. Questi sono gli immediati inseguitori dei due atleti al comando, che ricordiamo essere
Trosino e Bernardinetti. Adesso lasciamo andare anche questo terzetto per capire com'è ancora evoluta la situazione. Intanto vediamo anche il cambio rotta alle spalle degli atleti all'inseguimento. E adesso sta per avvenire il ricongiungimento, quindi a breve potremo avere 5 atleti al comando, con 2 atleti della Mastromarco, Turrin e Trosino. E questa invece è la situazione alle spalle. 30 secondi in ritardo per Ryabushchenko, che vediamo inquadrato adesso dell'Altopak, Rusnak della Gragnano, che adesso passa a fare l'andatura, il campione moldavo che difende i colori della Gragnano, anche lui sta attraversando un ottimo periodo di forma. Michael Delle Foglie della Fracor, Gazzara della Norda, poi abbiamo riconosciuto, ci è sembrato anche Verona della Mastromarco, e Mrozek della Veius. Veius formazione di Benevento, ma Mrozek è conosciuto comunque in Toscana, perché comunque ha un trascorso in Toscana, appunto proprio nella Fracor. Questo è il drappello inseguitore, perché ormai sono 5 gli atleti al comando. Questo praticamente è il primo gruppo inseguitore, con Rusnak che va a chiedere conforto alla propria ammiraglia guidata dal presidente Carlo Palandri. Ancora dietro a 50 secondi abbiamo Fausto Masnada, appunto il vincitore del piccolo giro di Lombardia, sta provando tutto solo a riportarsi almeno sui 5 inseguitori dei 5 atleti al comando. A 1 minuto e 40 secondi di ritardo abbiamo questo drappello, che comprende Sacchetti della Figros, poi abbiamo ancora Santoro, ci sembra, con il dorsale 180, sì, Antonio Santoro dell'MG Capavis Vega, poi Martinez della Figros, poi riconosciamo maglie della Genera, dovrebbero essere quelle di Bonusi e di Mirko Maestri, poi dovremmo avere Ceccarelli e Orsini. Siamo però tornati sulla testa della corsa al suono della campana, siamo ormai agli ultimi 12-13 km di gara, sono 5 gli atleti al comando: Finocchi della Pistoiese, Verona e Trosino della Mastromarco, poi ancora Bernardinetti della ciclistica Malmantile, Turrin anche della Mastromarco. Ovviamente sono 3 gli atleti della Mastromarco, perché Turrin faceva parte della testa della corsa. Ecco qua, suono della campana, un giro alla conclusione, come vedete il colpo d'occhio è sicuramente da cartolina, quello che sta a offrire Viale Verdi per la fase conclusiva del Gran Premio Ezio del Rosso. E ovviamente fa parte della testa della corsa il campione toscano Elite Pierpaolo Ficara della futura Team Rosini. Stefano Verona a chiudere questo drappello, con Finocchio che adesso si riporta proprio a ruota di Verona. Eccoli qua, quindi Mastromarco che ha una decisa superiorità numerica, con Turrin, Verona e Trosino, Finocchi della Pistoiese, Bernardinetti della Malmantile e Ficara per la futura Team Rosini. Questa è la situazione quando andremo per l'ultima volta ad affrontare la salita di Vico, che potrebbe essere ormai il giudice di questo 64esimo Gran Premio Ezio del Rosso. Alle spalle abbiamo questo drappello che è segnalato a 1 minuto di ritardo: Gazzara dell'MG Capavis Norda, Ryabushchenko delle Foglie, poi abbiamo visto Rusnak, me l'abbiamo già ricordato in precedenza comunque questo drappello, riconosciamo poi Mrozek e basta. Sono questi quindi i 5 inseguitori dei 6 atleti al comando. Un ringraziamento alla Maco Olive, poi al Coaffer Sandro, poi alla Centro Studi Curiel, poi ancora alla gelateria di Paolo Fornaciari, ai Garden Cinzia, alla Tosco Food, e comunque un ringraziamento veramente a tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione. Siamo nel tratto di salita e il primo a farne le spese è Alex Turrin, che come detto poco fa ha lungamente fatto la sua parte anche nel passaggio precedente sulla salita di Goraiolo, quindi restano in 5 al comando, orfani ormai di Turrin, ma cominciano a scattare sulla testa della corsa, e anche Trosino sembra cominciare ad accusare la fatica. È Finocchi il primo che ha rotto gli indugi, e su di lui prima di portarsi a Verona con Bernardinetti e Ficara, quindi distacchi minimi ovviamente in questo tratto di salita, e come dicevamo poco fa, quando vede la strada salire Finocchi trova il pane per i suoi denti. Verona però ha capito, ha fiutato il pericolo, adesso si passa a fare l'andatura con Bernardinetti e Ficara, che sicuramente con più esperienza del loro passo provano a riportarsi sulla testa, quindi si è formato questo quartetto. Non fanno più parte
della testa della corsa, Turrin e Trosino. Verona però della Mastro Marco è al comando adesso, che cerca di gestire lo sforzo. Siamo ormai a meno di 10 km dalla conclusione, con Finocchi immediato inseguitore, ma sono lì vicinissimi praticamente insieme anche Bernardinetti e Ficara, quindi abbiamo questo quartetto al comando e vedremo se nel tratto di salita proverà qualcuno a fare la differenza o se ormai le energie sono ridotte al lumicino e si cercherà di gestirsi nel miglior modo possibile. Sembra un po' in affanno anche il campione toscano Elite Ficara, mentre Bernardinetti sembra riuscirsi a portare in testa piuttosto agilmente. Guarda in faccia gli avversari Bernardinetti per capire come sono messe le forze. Questo è l'esatto ordine: Marco Bernardinetti al comando, Stefano Verona in seconda posizione, Alessio Finocchi, Alessio Ficara praticamente appaiati alle spalle della testa della corsa. Tutti atleti questi che si trovano sulla testa, che hanno già vinto in questa stagione, una vittoria abbiamo già ricordato per Finocchi, una vittoria anche per Verona, 6 le vittorie per Ficara e 3 per Bernardinetti, e ce l'ha fatta, sembra avercela fatta a riportarsi Trosino sulla testa della corsa, ma adesso scatta Ficara, quindi probabilmente era errata la nostra impressione che Ficara potesse essere in difficoltà, e questo allungo, questo attacco di Ficara potrebbe essere fatale per Trosino, che con calma e con fatica aveva provato a riportarsi sulla testa. Attacca quindi Ficara, ma non molla la ruota di Ficara Bernardinetti. Verona sembra fare un pochino più fatica a Finocchi, che comunque riesce a mantenersi in scia del terzetto che adesso si è formato al comando. Ormai ha attaccato sulla testa Ficara e cerca di continuare di questo passo, anche se Bernardinetti è stato veramente lesto ad agganciarsi alla sua ruota. Prova a chiedere il cambio Ficara, ma non sembrano essere dello stesso avviso i compagni di avventura. Comunque adesso passa davanti Bernardinetti e si ricongiunge anche Finocchi, e quello, l'attacco di Ficara, sembra essere stato piuttosto fatale a Trosino, che in una rapida occhiata dietro non siamo riusciti a vedere alle spalle. Verona adesso a fare l'andatura e ci prova ancora una volta Ficara, ha rifiatato un attimo il campione toscano Elite, prova ancora una volta ed è ancora una volta Bernardinetti a riportarsi su di lui. Verona riesce a mantenere il treno dei migliori, mentre Finocchi, così come nel tentativo precedente, sembra essere quello che fa un po' più fatica a mantenersi agganciato al treno dei migliori. Gran premio della montagna di Vico, li lasciamo andare in discesa per capire com'è la situazione, ed ecco Trosino che transita a 12 secondi di ritardo dai 4 atleti al comando, 30 secondi invece il ritardo per Turrin, che quindi è rimasto sempre solitario in tutto questo tratto di salita. 30 secondi abbiamo detto il ritardo per quest'altro corridore della Mastro Marco, 1 minuto e 10 per Mrozek, l'atleta della Veius. Eccolo qua, 1 minuto e 10 il suo ritardo. Adesso ci fermiamo ancora per capire com'è la situazione, mentre salutiamo Davide Mucelli, che lo ricordiamo corridore anche proprio qui alla Gran Premio Ezio del Rosso. 1 minuto e 25 per Gazzara e l'atleta dell'Altopac, che potrebbe essere Ryabushenko. Adesso avremo la conferma dal dorsale, dovrebbe essere sì il 198 Ryabushenko, quindi a 1 minuto e 25 questi due atleti. Praticamente in 1 minuto e mezzo abbiamo 7-8 atleti, quindi corsa che si è veramente frazionata, corsa che è andata ad esplodersi. Risaliamo dopo Gazzara e Ryabushenko, risaliamo verso la testa, abbiamo lasciato Mrozek, ritroviamo Turrin sempre solitario, e quindi in questo tratto nessuno riesce a dar manforte ad Alex Turrin. Ritroviamo anche Trosino, che quindi non ce l'ha fatta a ricongiungersi alla testa della corsa. Adesso andiamo verso la testa per capire se sono sempre 4, ed è così, sono sempre 4 gli atleti al comando: Marco Bernardinetti della ciclistica Malmantile, Alessio Finocchi dell'Unione Ciclistica Pistoiese, Stefano Verona della Mastro Marco Dover Sensi e Pierpaolo Ficara, il campione toscano Elite della futura Team Rosini. Sembra buono l'accordo per il quartetto al comando. Come detto, siamo a circa 4 km e mezzo dalla conclusione, a breve dovremo vedere proprio il cartello che indica i meno 4 dalla fine, quindi
le energie, come ormai diciamo spesso e volentieri, le energie che si sprecano adesso potrebbero mancare nel finale. Ovviamente chi sa di essere battuto a una volata, seppur a ranghi ridotti, dovrà almeno provare una soluzione diversa. E comunque vedremo, perché spesso e volentieri anche chi sa di essere più veloce, avendo, sentendo nelle sue gambe la condizione ottimale, prova comunque a una soluzione diversa. Eccolo qua il cartello dei 4 km alla conclusione. Come 4 sono gli atleti che sono sulla testa della corsa. Ormai non li ricordiamo più perché rischiamo di essere noiosi. Sono ormai visti e rivisti i ragazzi al comando. Un ringraziamento alla Pizzoteca, alla Calligan Tecno Acque, al Caffè e Cioccolato Gran Crema, alla Aerotermica, alla Pellegrini, Eugenio e Figli. Intanto siamo a 3 km dalla conclusione. Un ringraziamento anche all'Idole Panterai, ai Cicli Sport Masotti, alla Profumeria Corradina, alla Macelleria Bianchi Luigi. Ma come detto, un ringraziamento va a tutte le forze dell'ordine che hanno collaborato, a tutti gli sponsor e a tutti coloro che in ogni modo si sono impegnati per la riuscita di questa che è una grande classica del calendario toscano, il 64esimo Gran Premio Ezio del Rosso. Siamo a Pieve Annievole per la testa della corsa, quindi meno di 3 km dalla conclusione, anzi dovremmo essere quasi in vista dei cartello dei 2 km alla conclusione. Si spronano i 4 ragazzi al comando, eccolo qua, ultimi 2000 metri per la testa della corsa. Dicevo, si spronano i ragazzi, si danno manforte per cercare di comunque andare avanti di comune accordo. Il vantaggio che hanno sugli inseguitori è abbastanza rassicurante, quindi a meno che non si fermino nel vero senso della parola per cominciare a studiarsi, il 64esimo Gran Premio Ezio del Rosso è un affare tra questi 4 atleti. Stefano Verona, le ricordiamo ancora una volta, della Mastro Marco, Alessio Finocchi della Unione Ciclistica Pistoiese, Marco Bernardinetti della Ciclistica Malmantile e Pierpaolo Ficara, atleta siciliano della futura Team Rosini. Eccoli qua i 4 atleti che ormai si combatteranno, si daranno battaglia per aggiudicarsi questa gara. Ricordiamo, lo scorso anno fu la Mastro Marco con Ricco Trosino a vincere. La Mastro Marco ha comunque un atleta davanti, quindi potrebbe comunque fare il bis. È proprio Stefano Verona adesso che passa a fare l'andatura, anche se i cambi, per onor di cronaca va detto, sono leggermente più brevi in questo tratto, proprio perché si cerca di risparmiare tutto fino all'ultima stilla di energia. Il sole per fortuna è tornato a splendere su Montecatini e sulla Val di Nievole, quindi è tutto pronto per il finale. Noi adesso ci stiamo avvicinando all'ultimo chilometro, al triangolo rosso dell'ultimo chilometro, e poi ovviamente ci sposteremo sul viale Verdi, sul rettilineo finale, per poterci gustare al meglio, visto che il colpo d'occhio è come sempre impareggiabile. Eccolo qua, triangolo rosso dell'ultimo chilometro, lasciamo i 4 atleti al comando e ci spostiamo sul rettilineo finale per vedere se sarà volata o se l'epilogo sarà diverso. Tanta veramente la gente che è salita, ed è diverso l'epilogo, perché Stefano Verona, quando mancavano circa 700 metri alla conclusione, ha rotto gli indugi, ha cercato di prendere il vantaggio, e quel vantaggio gli è risultato sufficiente per tagliare il traguardo a braccia alzate. Vittoria di Stefano Verona, seconda posizione per Pierpaolo Ficara della futura Team Rosini, terzo Bernardinetti, entrambi a 3 secondi della ciclistica Valmantile, quarto Alessio Finocchi della Pistoiese, arrivato a 8 secondi di ritardo, quinta posizione, eccolo qua, per il vincitore dell'ultima edizione, Mirko Trosino della Mastro Marco Doversensi, che taglia il traguardo a 41 secondi di ritardo dal suo compagno di squadra Stefano Verona. Arriva poi Marcin Mrozek, l'atleta polacco della Veius, a 1 minuto e 34 dalla testa della corsa, quindi questo anche per rendervi conto di come è stata la situazione, di come i distacchi sono stati piuttosto importanti. Sta arrivando Alex Turrin, altro atleta sicuro protagonista di questo Gran Premio Ezio del Rosso, in settima posizione a 1 minuto e 40 secondi di ritardo, e poi ottava posizione per Michele Viola della Altopac davanti a Mirko Maestri della General, e decimo sempre per la General Raffaello Bonusi. Seconda affermazione stagionale qui quindi per Stefano Verona, l'atleta
della Mastromarco Dover Sensi, che ha regalato quindi questa soddisfazione alla propria società di appartenenza. Queste immagini ci danno la possibilità di rivedere la vittoria di Stefano Verona con gli altri corridori che non possono che darsi battaglia per le posizioni di rincalzo sul podio. Questa è la cartolina che vi lasciamo da Viale Verdi di Montecatini. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alle interviste con i protagonisti del 64esimo Gran Premio Ezio Del Rosso. Stefano Verona da solo si è rientrato sulla testa e poi quando ha deciso che al momento giusto te ne sei andato tutto solo. Sì, ho fatto un grande sforzo per rientrare sulla testa perché comunque davanti andavano, però poi sapevo che qui sarei stato battuto in volata e quindi ho provato a giocare la mia carta anticipando. Visto che gli altri lì per lì non riuscivano subito a replicare, poi c'erano due curve sul bagnato, insomma ho cercato di farlo al meglio e poi sono arrivato qui solo. Per Paolo Ficara non hai nascosto il tuo rammarico, una seconda posizione che brucia. Sì, beh, il De Rosso è sempre stata una gara, cioè mi ha sempre garbato e ci tenevo a far bene, a vincere ormai le ultime gare stagionali e no... Sono contento per questo secondo posto, anche perché la giornata non era delle più belle. È venuto fuori una gara abbastanza elettiva, soprattutto in discesa. Poi da ultimo è rientrato Verona ed è stato più bravo ad anticipare, aveva più gamba e ha vinto. Io ho salvato il salvabile. Sono contento e va bene così. Marco Bernardinetti, sicuramente uno degli atleti da tenere d'occhio quest'oggi. Una terza posizione, anche te lascia un po' di amaro in bocca. Sì, sicuramente è una gara così prestigiosa, il massimo era vincerla e ci ho provato fino alla fine, solo che mi sono mancate un po' le gambe e è stato molto bravo Verona perché ha fatto un gran rientro e poi quando ci ha anticipato non ho avuto le gambe per chiudere. Zaffiro Vescovi, presidente del gruppo sportivo Mastromarco, oggi per voi una bella giornata. Una giornata grossissima, uguale a quella dell'anno passato. Sono contento di aver rifatto la seconda vittoria qui a Montecatini, dopo tutti i problemi che abbiamo avuto nella società, di aver vinto un monte di corse in finale come l'abbiamo vinte. E vi ringrazio infinitamente di avermi intervistato e questa vittoria la dono di nuovamente a Malucchi Bruno, l'ex presidente della società, che è due anni che è scomparso. Giuseppe Bellandi, sindaco di Montecatini, anche quest'oggi Montecatini, nonostante le difficoltà iniziali, ha saputo rispondere alla grande per questo Gran Premio del Rosso. Ma il merito comunque è su, chiamiamolo il capo ufficio. No, la stagione stamani non prometteva niente di buono, poi abbiamo avuto una giornata quasi estiva come temperatura. La corsa è dura, quello va detto, la corsa è molto dura, i ragazzi che sono riusciti a arrivare hanno dimostrato comunque di avere delle notevoli qualità. Poi la Del Rosso è sempre per noi una festa di sport, una festa di amicizia e anche una festa per la città. Mario Ieri, io ringrazio Mario Ieri e le casette, questi ragazzi che tutti gli anni si sacrificano, che ogni anno dicono che l'anno prossimo non la faremo più, ma la rifaremo perché insomma siamo a 64, vogliamo arrivare a 100 tranquillamente senza problemi. Viva il ciclismo come sempre, questo ragazzo che ha vinto. Questi ragazzi che sono arrivati e si sono giocati praticamente in volata sono ragazzi di grande qualità, altri risultati li hanno portati. La Mastromarco è una società che conosciamo tutti bene, passione pura di ciclismo, viva chi ha vinto ma anche per questa volta chi ha perso. Fabrizio Barbini, vicepresidente del gruppo sportivo Le Casette, la società organizzatrice, pochi istanti prima delle premiazioni, una giornata che non prometteva niente di buono la mattina, però poi tutto si è risolto per il meglio e grande spettacolo da parte degli atleti. Sì, stamattina era proprio una giornata a 300, diciamo. Poi col passare delle ore si è risolto tutto e è venuto... Le ultime ore sono state bellissime, il Viale Verdi era pieno di gente come al solito e è stato un grande spettacolo anche per i corridori. C'è stato qualche incidente ma quello fa parte del gioco. E volevo ringraziare il sindaco Giuseppe Bellandi, i vigili urbani qui di Montecatini che hanno fatto un grande lavoro, tutte le istituzioni. Polizia, quella municipale l'ho detto, la polizia della provincia
e tutti i volontari che ci sono stati, Misericordia, Croce Rossa, Croce Oro, e poi se mi viene, mi dimentico qualcuno, ringrazio tutti. E nel 2016? 2016 bisogna stare a vedere come va la situazione finanziaria, non nostra, però dell'Italia, diciamo. Io ci metto tutto e mi ho una volontà per rifare la corsa anche nel 2016. I never give up looking for my baby.